anzi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Raga, è tantissimo che non facevo una live su TikTok. Che emozione unica. Ma soprattutto che emozione unica. Oh, ciao Marta! Che emozione unica ospitare il buon Sergio Cairati, che vediamo se in questo momento è con noi. Attenzione, c'è Sergio. Attenzione, 3, 2, 1. Forse sta arrivando Sergione. Vediamo. Vediamo. Niente, Cairati ha rifiutato l'invito. Come mai? Riproviamo. Eccolo! Ciao Marta! Il mitico! Ciao Sergio, come stai? Bene, bene. Stavo spiegando una cosina, mi chiedevano delle scarpe, se avevo scarpe artigianali. E allora nel frattempo ho dato una piccola spiegazione. Che bello Sergio, ci vuole sempre un po' un momento per settare tutte le live insieme, però sono veramente felice che sia Sergio il primo ospite della mia nuova rubrica, del mio nuovo format. Io lavoro su TikTok, tra l'altro faccio una piccola postilla. Innanzitutto, prima di introdurre questo format, Sergio in realtà è un amico di mio padre e io me lo sono ritrovata su TikTok casualmente perché non sapevo che ci fosse, ci seguiamo su altri canali e mi sono trovata Sergio e ho detto: ma questo io lo conosco. Ho cominciato a seguire le sue live e niente, incredibile. Quindi grazie mille Sergio per essere qui con me, con noi. Ti voglio dire che io non vedo i commenti che arrivano al tuo video e tu non vedi i miei. Quindi se magari c'è qualche Ah. domanda che arriva No, mi riguardo a stanno quello che chiedendo dici. se abbiamo giacche di Gucci oppure se hanno scarpe, se ho scarpe da 50 euro. Poi uno mi ha detto che sono No, no. Jerry Calà. Sono carichissimi, sono carichissimi. Allora, bando alle ciance, questo format nasce perché io lavoro con tante aziende e con molte di più parlo, perché magari non si arriva a lavorare insieme, però a fare le chiacchiere preliminari magari sì, o a chiedere dei consigli. E una delle cose che sento più spesso è sui canali come TikTok: ah, ma su TikTok non si può lavorare, su TikTok non si può mostrare lavoro, non si può fare business, TikTok è solo per i ragazzini. Quindi ho deciso di documentare chi su TikTok ci lavora, cioè non perché lavora su TikTok, però mostra il proprio lavoro su TikTok. Sergio, tu sei in un negozio, si vede che lavoro fai, ma te lo chiedo lo stesso, per chi non ti segue, che lavoro fai? Allora, guarda Marta, è un piacere perché proprio in questo mese faccio 35 anni di attività, faccio il Auguri. commercio. Ho iniziato, come appunto ti stavo dicendo, a maggio del 1986 e adesso sono 35 anni giusti. Grande. Guarda, ho In sempre fatto commesso questo lavoro, mi appassiona. in che tipologia di negozio? Io ho sempre lavorato in un negozio di abbigliamento classico da uomo. Quindi ho mantenuto questa linea, non ho mai cambiato e naturalmente cerco di stare al passo coi tempi. Possiamo dire negozio a Milano oppure no? È pubblicità occulta. Ah, ma no, certo, se vuoi, guarda, io lavoro in un negozio che si chiama Sartoria Rossi, forse mi hanno messo anche l'etichetta, però vabbè. Dove si trova? Per chi poi magari ci ascolta. Allora, Piazza del Duomo 19 a Milano. Ecco, un'altra Perfetto. cosa che tengo a precisare, che le persone, gli spettatori, quando faccio le dirette, mi scrivono dove sono e addirittura quelli che seguono la diretta rispondono al posto mio. No, sta bellissimo, bellissimo. No, sto Poi, è scherzando. No, stupendo. no, no. Guarda, se ti mando le registrazioni, no, guarda, è una cosa che mi ha stupito. Mi ha stupito perché. Poi di questo ne parliamo, poi di questo ne parliamo perché fa parte delle cose che ti voglio chiedere. Ascolta, domanda, a prescindere dalla questione TikTok, come
pensi tu alla tecnologia? Cioè, in una parola, come ti definiresti nei rapporti con la tecnologia? Sei un appassionato, sei un curioso oppure no? Sì, guarda, più che altro sono curioso. E la curiosità mi porta poi ad appassionarmi, ad approfondire sempre di più, naturalmente nei miei limiti, perché ho 55 anni e certe cose devo anche chiederle, perché Beh, non ma il riesco. limite, ma l'età non è mai un limite se poi uno ha la No, curiosità. però sono termini, alcuni termini io. Giusto, Però giusto, questa ma curiosità si può qua. sempre chiedere, si può sempre chiedere. Ah, certo. Entriamo nel mondo di TikTok perché mi incuriosisce anche questa cosa. Che cosa pensavi di TikTok prima di cominciare ad usarlo? Che cosa avevi sentito? Che idea ti eri fatto? Benissimo. Allora, l'idea era quello per le canzoni dei ragazzini. Allora, dato che il negozio mi veniva sempre chiesto: ah, ma scusa, ma allora dicevo, il pantalone ha due pants e questi ragazzi non capivano. Allora ho pensato bene, ho detto, visto che nella mia immaginazione TikTok è un canale di ragazzini, perché non provare a fare una piccola diretta o fare un piccolo video per iniziare a spiegare alcune cose che possono interessare i ragazzi, o perlomeno quando una piccola cerchia di questi ragazzi, perché il mondo è Quindi naturalmente. la tua è stata, diciamo che non è successo casualmente, è stata una strategia che ti ha portato quasi a postare su TikTok, a cominciare a postare su TikTok. Sì, è stata la mia voglia di far conoscere quelle due o tre cose che so anche ad altre persone, soprattutto ai ragazzi, perché vedevo che i rever non sanno cosa sono, le pants non sanno cosa sono, oppure quante asole ha una giacca. Quindi è stata appunto quest'idea di voler trasmettere queste due o tre nozioni base, e hanno avuto un riscontro buono, a mio parere, anche Che se non sono una cosa persona che cerca usavi a fare follower. su TikTok? Video oppure perché io ti vedo sempre in live. Fai anche dei video non in diretta? Sì, fai conto che ne faccio almeno una settimana. Ne faccio più o meno una settimana, poi naturalmente con il lockdown sono rimasto fermo, ho cercato anche di mantenere diciamo, le persone che mi seguono aggiornate aggiungendo dei piccoli video con foto tipo abiti a righe, ho messo delle mie foto con gli abiti a righe, ho messo una volta. Io con tutti i miei clienti, quando i clienti diventano amici, tutte le foto con i clienti, ho fatto anche degli abiti a quadri, ho cercato anche di Da mantenere. quant'è che sei arrivato? Ti ricordi quando è stato che sei arrivato su TikTok? Ma certo, a luglio. Luglio del 2020? Eh sì. Quindi meno di un anno. Sì, meno di un anno. È incredibile per i numeri che fai, veramente importanti, secondo me. Infatti, Guarda. continuando a spingere forse anche un po' sulla quantità, oltre che sulla costanza di ciò che fai, probabilmente si può costruire veramente qualcosa di interessante. Ma comunque grandi risultati. Comunque, mi dicevi prima che ti lasciano dei commenti spesso rispondendo al posto tuo. C'è qualcosa che hai notato in particolare del comportamento degli utenti, delle persone che ti seguono ai tuoi contenuti? Certo. Certo, è praticamente il chiedere consigli. Adesso, nei 5 minuti prima, mentre ti stavo aspettando, mi stavano chiedendo come vestirsi per una cerimonia. Il ragazzo prima, credo Gennaro, mi ha chiesto che si deve laureare in architettura e cosa può indossare. Grande. No. Sì, Quindi ti tanti mi chiedono chiedono come si consigli. fa il nodo della cravatta, come si fa il fazzolettino, allora anche lì iniziamo poi a spiegare. Ottimo, queste sono tutte idee per i contenuti, tra l'altro. Poi ti faccio la domanda che tutti quelli
del tuo settore, cioè non del tuo settore, però tutti quelli del mondo del lavoro poi alla fine del business arrivano a farmi. Mi dico: sì, bello, Sergio, hai i numeri, esattamente come tanti altri, sei seguito, c'è gente più o meno seguita, ma alla fine sono solo numeri, no? Ma alla fine arriva la gente in negozio, vengono da TikTok, cioè hai trovato qualche differenza o avete trovato, visto che insomma il negozio non è tuo, da un punto di vista del business, di quello che che fate? Perché poi la domanda è sempre questa, vabbè, ma come lo faccio io poi il fatturato, no? E quindi te lo devo chiedere, è una domanda d'obbligo, hai visto cambiamenti nel business? Se sì, come? Allora, sì, quello è dato sicuro, è anche, diciamo, testimoniato dagli incassi. Premetto che non sono partito con questo scopo io, sono partito solamente con lo scopo di spiegare e di mettere al corrente alcuni particolari. Scopo Dico, divulgativo. cioè, non era proprio l'idea di fare il business, quello è venuto piano piano con la credibilità, con... sono tante cose, si vede la simpatia. Comunque sì, Ti interrompo devo... solo per dire, Sergio in questo momento ha poco più di 10.000 follower, quindi non parliamo di un profilo seguito da centinaia di migliaia di persone, eppure questo profilo genera del business, scusami, vai Ah, avanti. certo. Guarda, è un bel... Sì. Allora, genera del business. Adesso io i numeri, il mio capo non però Non li sai, però ci da... sono, cioè tu noti che c'è gente che arriva da TikTok. sì, supero, fai conto 10K in 8 mesi di Sì, incasso. ma dico in negozio poi arrivano, c'è cioè delle persone che ti dicono ti ho visto su TikTok. Certo, anche perché non so se hai notato nelle mie dirette, nel momento in cui io proponevo, non so, questa giacca, dicevo 7,90, sconto TikTok 600. Sì, mi ricordo, mi ricordo. Indipendentemente, anche non è il fatto di sconto TikTok, è il fatto che se vengono, hai capito, io sono gratificato, gli do questo piccolo contentino che poi tra l'altro può essere anche intrapreso come discorso convenzione. Cioè, Chiaro, la chiaro, sartoria sì, rocchia, certo. una convenzione con TikTok pari al 15%. Quindi io ti posso Certo, dire giusto, giusto. 7,90, 600 TikTok. Ecco, non è un... E però poi tornano le persone che vengono più volte, cioè riesci a sono già tornate. fidelizzarli. Sono già tornate 2 volte. Allora, ti dico subito, tendenzialmente sono ragazzi, proprio quelli a cui mi rivolgo. Sono ragazzi giovani In come che età te. più o meno? Sono Che ragazzi età più o giovani come meno? te che hanno voglia di costruire e di fare. Tanti sono dei piccoli imprenditori nel settore edile e anche nel settore consulenza. Ok, Diciamo che mi sono fatto interessante. questo piccolo zoccolo duro di clienti in questi mesi, naturalmente. Calcola che siamo stati anche chiusi parecchio col lockdown, Certo. dove tornano e vengono. E tra l'altro uno è stato qua appena 2 settimane fa. Devo appunto consegnargli una giacca su misura breve perché deve partire per andare a Dubai e quindi l'ha bisogno. Ti dico, tra l'altro sono giacche costruite a livello sartoriale e hanno anche un costo, eh? Quindi No, sono infatti. proprio persone che ti seguono, vengono. C'è anche la persona che... Sono venuti dei ragazzi nella provincia di Milano che avevano risparmiato qualcosina e volevano fare un pantalone su misura, con una fascia alta, come quelli che mi hanno visto, e a me fa anche piacere questo. Bella Assolutamente. questa Tra idea. l'altro, scusa, ti interrompo perché è Henry Opoco, barretta bassa, super punto nero, mi dice: stai però un po' disturbando lui, perché non lo lasci? Perché abbiamo organizzato una diretta insieme, quindi la stiamo Ah, facendo insieme. E ma fa, magari vabbè, stanco, eh. dice che ti sto disturbando, Sergio. E, ascolta, sulla parte secondo te, da quello che puoi aver visto, del tuo lavoro, cioè secondo te quello che tu fai vedere del tuo mondo e del tuo lavoro può impattare qualche giovane o comunque qualcuno a livello di carriera per fare cioè per seguire una carriera simile alla tua o comunque nel tuo settore? Cioè, hai già avuto qualcuno che magari ti ha scritto questo? Sì, un paio di ragazzi e
mi hanno chiesto come e perché, gli ho detto: guarda, io naturalmente ho iniziato fin da giovane a fare questo. Adesso naturalmente con i social mi sto un attimino adeguando, e sono interessati soprattutto anche alla passione che io metto. Sono interessati alla passione del negozio, cosa che ultimamente, sai, si sta un po' tralasciando, eh? Non sono molti, ma due mi hanno mandato il curriculum. Gli ho dato poi, Davvero? ci siamo scritti in privato e mi hanno mandato il curriculum. Naturalmente io sono una persona sempre molto sincera e trasparente. Gli ho detto: guarda, interessante, mi piace che tu vuoi seguire, diciamo, Le queste tue orme. carriera, però adesso il momento è un po' difficile. Comunque non ti preoccupare, il tuo curriculum lo tengo nel cassetto. Nel momento in cui si aprirà il mercato, se ci sarà l'occasione, sarai contattato sicuramente. Che bello, bellissimo però. Boss Bud scrive: Sergio esprime l'eleganza e la professionalità che non guastano mai. Ma infatti solo qualità in questo format, e mi faceva piacere avere una testimonianza anche da Sergio, che vabbè, io conosco, non ci siamo mai incontrati di persona, ma è un amico di mio padre, quindi ci siamo visti. Ciao Corrado Cavarra 00, vi vedo, ciao. E, tra l'altro, a proposito di apertura del mercato, così non c'entra molto con la live, ma è interessante in questa fase. Cosa stai vedendo che succede? Cioè, le persone stanno un po' tornando nel negozio, quanto rispetto a prima? Che non ti chiedo una previsione, però che cosa osservi dal tuo punto di vista? Hanno cambiato qualche abitudine rispetto a quello che ti chiedono, ad esempio? No, allora rispetto a quello che mi chiedono, sicuramente chiedono più spezzati, più giacche informali rispetto agli abiti. C'è però adesso un ritorno alla cerimonia, perché sai, essendo rimaste bloccate ferme per un anno, in questo periodo sto facendo tante cerimonie, e anche quando faccio le dirette, quando faccio, diciamo, i miei video, mi chiedono anche delle cerimonie, di fare video per la cerimonia, dirette che parlano della cerimonia, e poi tante dirette Interessante. sullo spezzato, non più sugli abiti. Quindi diciamo che questa situazione che si è creata ha portato un attimino il mercato dell'abbigliamento classico da uomo più verso il classico casual, qualcosa Sì, che tu sì, puoi sì. mettere anche eventualmente con un jeans e non solo con un pantalone classico, qualcosa che puoi mettere con la cravatta, oppure qualcosa che puoi anche mettere con una semplice polo. Invece prima era più proiettato per l'abito tradizionale, può essere rigato, eccetera, eccetera. Però c'è stata questa piccola tendenza. Ci fai vedere un abito, una giacca, un paio di pantaloni, qualcosa che in particolare, secondo te, su cui vedi che l'attenzione del pubblico più giovane c'è, se ce l'hai lì vicino a te? Certo. Allora, guarda, ti posso far vedere. Allora, guarda. Incredibile. Sergio è incredibile, ragazzi. Io lo amo. Allora, questa è una giacca Va molto, bellissima. molto, molto particolare. È Bellissima. una giacca facile da portare perché è senza fodera. Vedi? È una giacca. Adesso ti faccio un po' quello che presento io nelle dirette. Vai, vai. Guarda. È una giacca che ha una spalla camicia, quindi una spalla vuota, ha i revers molto ampi, sono revers da 10 centimetri, quindi questo bavero si chiama revers. Poi è una giacca che può essere portata sia con un pantalone classico elegante come un blu notte, che anche con un pantalone tipo blue jeans o anche un chino. È una giacca che tendenzialmente ha questa base Vichy. Ha le tasche che sono applicate, ecco. Ciao Guzman! Guzman mi offre sempre i caffè. Ciao. Grazie Guzman. Allora, le tasche sono applicate. Quindi, quando vedete che la tasca è Buongiorno. applicata sopra, significa che è applicata e non è a filetto con la pattina. Questo identifica il taglio classico e questo identifica il taglio sportivo. Questo è un abbinamento di quelli. Poi, se lo vogliamo esasperare, andiamo a mettere anche un pantalone rosso.
incredibile, mamma, che Allora inviamo un grazie. attimo più twist, ecco, qualcosa di un pochettino più proiettato per i ragazzi, anche ed eventualmente per bere l'aperitivo. Non dimentichiamo poi una camicia magari basica bianca, senza cravatta, da tenere Rigorosamente. aperta. E poi, tac, mocassino doppia fibbia color avocado. Va, Quindi fatto il look. facciamo, ma sì, guarda, io mi diverto a fare queste cose e a spiegare questi piccoli dettagli che sicuramente fanno piacere alle persone che ascoltano. Dopo, naturalmente, io accetto tutto, anche le critiche. Vabbè, ma Sergio, quelle arrivano, chi se ne frega, non importa. Se uno poi dà valore è sempre il benvenuto. Ascolta, Certo. una ultima. Dimmi, dimmi. Sai No, che no, no. però io, nello stesso tempo, utilizzo TikTok, non solo per spiegare, ma anche per apprendere. Perché Esatto, il tuo rapporto da utente passivo qual è? Cioè, che cosa guardi? Che cosa segui? Che non ho capito, scusa. cosa guardi? Che cosa segui su TikTok quando Ah, non sei tu beh, che fai i contenuti? tendenzialmente guardo, vabbè, diciamo video di cucina. E video per quanto riguarda gli animali che a me piacciono. Interessante. Però anche negli spettatori che mi fanno le domande mi Passano incuriosiscono, dietro. cioè cerco appunto di entrare anche qualcosa da loro, come persone che mi hanno detto: "Ah, mettiamo una sneaker, caspita". Non ci avevo, cioè, hai capito? Non è che serve solo a me per comunicare, ma serve anche per apprendere. Hai capito? E Ti proprio dà per me. una visione su quello che è il percepito del cliente e del mercato. Sì, ma poi mi allarga, mi amplia la mente, cose che magari io non andavo a pensare, grazie a questi ragazzi e a queste persone che mi seguono, che coinvolgo, mi danno anche degli spunti nuovi. Quindi non sono mai arrivato, ho sempre voglia di apprendere. Bellissimo, bellissimo. Ascolta, nel tuo settore, come in tanti altri, c'è un po' l'idea che, non, come dire, non si possa puntare su un canale così innovativo proprio perché ci sono solo ragazzini o comunque perché è difficile, portare poi dei risultati di business. Ovviamente sono pregiudizi, nel senso che arrivano da qualcosa che tu non conosci, no? Di base. Che cosa ti sentiresti di dire a chi fa un'obiezione di questo genere, a parte portare la tua esperienza? Ah, no, guarda, allora, io pensavo anch'io che era un canale più che altro per persone giovani, ma invece ho riscontrato che ci sono tante persone della mia età che seguono volentieri e hanno voglia appunto di apprendere. E quello che trovo è che secondo il mio punto di vista, TikTok è più genuino rispetto ad altri social che sono un po' vabbè, altezzosi, però un po' Costruiti, sono costruiti. sì, snob, hai capito? Invece ho visto che qui le persone, anche quelle della mia età, riescono a seguire, a guardare, a mettersi in gioco, a chiedere con qualcosa di molto più facile, molto più semplice. Invece altri social molto famosi sono molto costruiti, sono molto, io li trovo un po', tra virgolette, finti, oppure seguiti da persone che dietro hanno una struttura che sicuramente io invece, come vedi, faccio il video qua alla buona, è un Ho po' un visto. video alla polenta e soppressa, cioè Così è bello, così è bello. sì, ecco, sicuramente ho notato che la semplicità mi dà questo valore aggiunto, il fatto di non costruire, di non avere le luci giuste, di essere proprio terra a terra. Sì. Questa è una cosa su cui tanto ci si trincera e si dice: ah, ma sai, io non posso perché non ho la tecnica, le luci, che è veramente una minchiata. Cioè, su TikTok è una cosa È più che genuino. si. Secondo me è anche più veritiera, ripeto. E poi tra l'altro mi ha stupito perché ci sono anche persone molto importanti che
seguono TikTok e mi hanno contattato per avere anche loro, diciamo, per fare due chiacchiere con una live, proprio per spiegare questo fenomeno, di come, proporre e incentivare, diciamo, questi social e poi anche la nuova comunicare nell'ambito del mio lavoro, perché tra poco, come appunto ci stavo. Se ti ho accennato qualcosa, farò qualcosa anche con la Concommercio, con la Federmoda. Beh, molto Sempre interessante. relativo a TikTok, perché questa persona che mi ha contattato è su TikTok, quindi E è una persona della mia età, quindi che no, sono incredibile. contento. Sono contento perché sono i risultati, ma non solo risultati miei personali, ma risultati che anche il ragazzo che è venuto a comprare la giacca mi ha detto che la voleva, hai capito, con il reverb da 10 centimetri. Quindi significa che io, Che quello no, che ha recepito quello che io stavo dicendo. bellissimo. Io, guarda, ti ringrazio, ti ho rubato quasi mezz'ora e al Ah, tuo ma scusa se ho show. sforato il tempo. No, non abbiamo sforato, però sono molto felice di questi dettagli che stai dando perché spesso mi ritrovo a parlare anche con realtà che proprio si occupano di capi appunto formali o con negozi di moda e non solo, che dicono: ah, ma sai, non so perché il business. Ecco, diciamo che Sergio con la curiosità è stata anche la riprova che si possono fare cose diverse. Non so se ci sono commenti sulla tua live, qui mi scrivono passione ed eleganza, un connubio che può veramente fare la differenza. E poi ti mandano gli applausi. Io veramente ti ringrazio infinitamente e ti auguro buona fortuna per la tua conferenza alla Confcommercio, alla Federmoda. E continua così, mi raccomando, che spaccherai sempre di più il TikTok e li farai tutti vestire bene, finalmente. No, grazie, grazie a te. E tieni in considerazione che faccio tutto questo senza pensare a, come ti stavo appunto dicendo, a quello che possono essere i follower, a quello che possono essere tutte quelle cose, diciamo, che magari alcuni puntano. Io lo faccio, visto che mi aggiungono e tanto di guadagno. Mi stimola ancora per andare avanti facendo ancora meglio. Chiaramente, Però non è un chiaramente. obiettivo il mio, eh. Il mio obiettivo è quello di cercare di trasmettere qualcosina e dopo è come un boomerang. Nel momento in cui io trasmetto, il cliente mi torna. Mi torna per quelle cose che io dico. Hai riassunto questa live, il motivo per cui sto facendo questi format, in 10 secondi. Farò Ma una va. mini pillola solo così perché è fantastico. Grazie mille Sergio, buon lavoro. Intanto ricordaci dov'è il negozio, come si chiama. Allora, Milano, Piazza del Duomo 19, Sartoria Rossi. Tac. Grazie Sergio, buon lavoro. Grazie a A te, buona presto, giornata e buon ciao. lavoro. Ciao. Ciao. Ciao.